Il mercato del metano nel primo quarter del 2009 è letteralmente schizzato verso l'alto in Italia. In effetti, i motivi per cui la crescita è stata superiore al 60% rispetto allo stesso periodo del 2008 sono sostanzialmente tre. Il primo motivo, evidentemente, è che a fine ottobre dello scorso anno abbiamo lanciato come Fiat la grande punto Natural Power, che ha dato una letterale spinta verso l'alto ai volumi del metano. Il secondo motivo è che effettivamente da febbraio 2009 c'è stato un rafforzamento degli incentivi statali, non solo per la rottamazione ma anche per l'acquisto di auto ecologiche, ed evidentemente il Natural Power, quindi il metano, è la più ecologica e delle alimentazioni, quindi dei carburanti. Il terzo motivo è che si tratta probabilmente più di un macro trend che riscontriamo a livello societario, sempre più clienti sono disposti a pagare di più per assicurarsi delle caratteristiche ecocompatibili. Qui siamo intorno al 75%, quindi è un numero assolutamente rilevante. Oltre il 90% vuole assicurarsi un'auto che abbia un livello di emissioni di CO2 più basso rispetto al precedente acquisto. Quindi questo è un macro trend che è in atto e che contribuisce non solo a livello di quarter, ma negli anni ad aumentare il peso del metano sul mercato italiano. In Italia la posizione di Fiat nel mercato del metano è di assoluta leadership. In effetti la leadership, che già di per sé vuol dire tutto, sta addirittura migliorando, nel senso che rispetto allo scorso anno, dove cubavamo l'80% del mercato, nel primo quarter del 2009 siamo arrivati a cubare oltre il 90%. Quindi vuol dire che tutto o la grossa parte del mercato metano è concentrato sul brand Fiat. In termini di prospettive, ci aspettiamo, grazie ai macro trend di cui abbiamo parlato e grazie anche al fatto che la gamma Natural Power si sta completando, ci aspettiamo di continuare su questa strada, quindi di poter assicurare la leadership. Quello che possiamo dire è che contiamo di continuare a fare come fatto finora, cioè a trainare il mercato del metano verso l'alto. Se mi metto nei panni di un cliente e penso al momento in cui acquista una Natural Power, mi vengono sostanzialmente in mente due grossi vantaggi. Il primo è al momento dell'acquisto e consiste nel fatto che grazie da un lato alle promo di Fiat e dall'altro agli incentivi alla rottamazione e all'acquisto di auto ecologiche, ci sono dei vantaggi sostanziali. Su punto Classic Natural Power parliamo di 6.000 euro. Su grande punto Natural Power di 5.000 euro e su Panda Natural Power di nuovo di 5.000 euro, quindi un interessante vantaggio economico, un beneficio di tutto rispetto. Con promo Fiat da un lato e incentivi dall'altro, di fatto l'impianto a metano diventa gratuito, quindi non c'è differenza rispetto al benzina. Oltre a questo, evidentemente nel corso dell'utilizzo dell'auto ci sono poi tutti i vantaggi legati al fatto di avere un'auto che ha il carburante più ecologico, perché di fatto il metano è il più ecologico dei carburanti, e poi grazie alla sua resa è anche il più economico. In termini di emissioni di CO2, la maggior parte delle vendite a metano di Fiat, quindi grande punto Natural Power, Panda Natural Power e punto Classic Natural Power, hanno delle emissioni di CO2 bassissime. Se pensiamo alla Panda parliamo di 113 grammi per chilometro, e se pensiamo a grande punto e a punto Classic parliamo di 115 grammi per chilometro, quindi veramente molto basse. E anche grazie a questo che di fatto nel corso del 2008 Geto ha confermato per Fiat la leadership in Europa in termini di basse emissioni di CO2. In effetti, se vogliamo parlare un po' più concretamente di numeri, dobbiamo fare un paio di esempi. Se parliamo di Panda, una Panda su due viene ordinata a metano. Se parliamo di grande punto, una grande punto su tre viene ordinata a Natural Power, a conferma del fatto che il metano sta diventando una realtà importante per Fiat in termini di peso sulla gamma. Se parliamo di distribuzione di metano in Italia, la situazione è sicuramente diversificata a livello geografico, però la buona notizia è che è in continua evoluzione. Oggi ci sono circa 670 distributori a metano. Se però consideriamo quelli che sono in apertura, quelli che sono in costruzione, quelli che sono in progettazione, ne attendiamo oltre 200 nuovi. Il tasso di crescita, dei distributori a metano così si attesta intorno al 30%.
Il tempo che possiamo stimare per un pieno di metano in verità varia un po' dalla capacità del serbatoio e quindi dall'auto di cui parliamo. In ogni caso si parla di 3-5 minuti. Il grosso vantaggio delle nostre auto Natural Power è che sono a doppia alimentazione, quindi se in quel momento non ho voglia o tempo per fare un pieno a metano, posso per una volta fare benzina e poi ritornare immediatamente dopo a riempire il serbatoio di metano.